Di nuovo buonasera, ecco siamo pronti, con qualche minuto di ritardo, però ci sono dei tecnicismi insomma che richiedono questi passaggi. Abbiamo un'altra interessantissima conferenza, sono orgogliosa di presentarvi il nostro prossimo ospite. Anche lui fa parte della famiglia del Boetico, diciamo da adesso, da quest'anno, quindi ci stiamo allargando, siamo felici e sentiamo sempre più nuove testimonianze e con nuove persone. Sono felice di presentarvi Vincenzo Canoro. Lui è un libero ricercatore del benessere alimentare, è un preparatore vegano crudista e vegan dal 2008. Il tema che andremo a trattare è il ruolo dell'alimentazione vibrazionale dell'evoluzione spirituale. Quindi, comunque, proseguiamo la sfera spirituale, emozionale, e adesso lascio la parola a Vincenzo. Grazie mille per essere qua. Grazie a voi. Benvenuto a tutti. In questa conferenza affronteremo appunto il legame tra l'alimentazione e la spiritualità. L'alimentazione ha un ruolo catalizzatore per quanto riguarda l'evoluzione spirituale della persona. E in questa conferenza cercheremo di dare un approccio scientifico a questo legame. Parleremo ovviamente di energia, perché tutti sappiamo che tutto è energia, la materia è energia, è uno stato di energia a bassa vibrazione ed è stato appurato dalla scienza. Quindi tutto ciò che vediamo, tutta la materia, tutti gli oggetti, noi stessi siamo fatti di energia. L'energia è vibrazione. In sostanza l'energia vibra secondo questo andamento, che è un andamento sinusoidale, e ogni segmento è un ciclo. Vi faccio vedere praticamente il segmento che parte da questo punto e arriva a questo punto è un ciclo dell'energia, della vibrazione. E la frequenza indica quante volte viene effettuato questo ciclo in un secondo. Qui abbiamo lo spettro elettromagnetico che rappresenta le varie tipologie di frequenze conosciute all'uomo e soltanto una piccolissima parte rappresenta il campo di luce visibile all'occhio umano. Quindi noi abbiamo, questo per dimostrare che noi abbiamo dei sensi limitati e c'è ben altro oltre la luce che noi vediamo attraverso i nostri occhi. Come pure anche per quanto riguarda il suono, il nostro udito ha un range di frequenza limitato, e per esempio noi non possiamo sentire gli ultrasuoni, ad esempio. Alcuni animali invece riescono a sentire questi ultrasuoni, che sono suoni a frequenze molto più elevate. Quindi abbiamo dei sensi limitati, e abbiamo una visione delle cose appunto determinata dai nostri sensi. Tutto è governato dall'energia elettromagnetica. Heisenberg ha affermato che l'energia elettromagnetica
è l'energia elementare dalla quale dipende tutta la vita dell'organismo vivente. Praticamente sembra che ciò che ci tiene in vita sia proprio questa energia elettromagnetica. L'energia elettromagnetica è un'energia emessa dagli elettroni, quindi maggiore è l'intensità di questa energia elettromagnetica, maggiore è la vitalità dell'organismo e anche maggiore è il suo livello di elevazione spirituale. Vi è mai capitato di, così per coincidenza, per caso, magari di pensare ad una persona e poi ricevete magari una telefonata da questa persona? Beh, questi sono, non è un caso, ma sono proprio dei collegamenti che esistono proprio a livello energetico. Ci sono informazioni che viaggiano alla velocità della luce su questa matrice, diciamo, energetica, che ci mette appunto in connessione l'uno con l'altro. E quando succedono appunto queste, diciamo, chiamiamole coincidenze, avviene perché magari siamo in sintonia con questa persona, siamo, diciamo, sintonizzati sulla stessa frequenza e quindi avvengono anche queste cose. Ora, affrontiamo qualche concetto di fisica quantistica perché ci aiuta a dare una spiegazione appunto scientifica su argomenti come la consapevolezza e l'evoluzione spirituale. E da qui poi possiamo fare il collegamento con l'alimentazione. Immaginate di essere immersi in un grande campo di frequenza energetica, chiamata appunto frequenza fondamentale, che è una frequenza, è la massima frequenza possibile, è la frequenza che rappresenta lo spazio, tutto l'universo, lo spazio cosmico. Questo campo è formato da tanti piccoli mattoncini e ogni mattoncino determina la creazione o la distruzione della materia. Praticamente a seconda del livello di vibrazione di ogni mattoncino si ha la creazione appunto di materia. Questo è quello che viene definito dalla fisica quantistica appunto frequenza fondamentale e rappresenta una forma intelligente e creatrice della materia di tutto l'universo, sostiene tutto l'universo. Quindi questa è già una prima spiegazione che unisce, diciamo, il credo religioso alla scienza. Si comincia a pensare a dimostrare appunto l'esistenza di una forza, una frequenza che permea tutto e che ha appunto la possibilità di creare, di plasmare la materia e noi stessi. In questa, diciamo, matrice scorrono informazioni alla velocità della luce che permettono appunto di determinare la formazione appunto degli oggetti, della materia, degli esseri viventi. La materia appunto è un'energia a bassa vibrazione. Anche il concetto di consapevolezza è possibile spiegarla scientificamente. Si parla appunto di consapevolezza cosmica, questa vibrazione fondamentale della coscienza universale che sovraintende al tutto. Ora, questi concetti per arrivare a parlare dell'essere umano, la consapevolezza dell'uomo non è altro che una vibrazione. Noi possediamo una vibrazione chiaramente inferiore a quella del campo fondamentale, appunto, della frequenza fondamentale, e quindi la consapevolezza in fisica quantistica la possiamo definire come la vibrazione individuale che permette di essere più o meno coscienti delle proprie attività mentali e corporee. Questo ci conduce alla definizione di evoluzione spirituale,
che non è altro che la tendenza a raggiungere la frequenza fondamentale, cioè il livello di frequenza fondamentale. Praticamente è quello che si dice nelle religioni orientali, che si parte dalla sorgente e si ritorna alla sorgente. Beh, si tratta di energia, quindi la nostra evoluzione rappresenta un aumento della nostra carica vibrazionale, perché anche l'essere umano, come tutti gli esseri viventi, emettono questa energia. Anche ogni organo che abbiamo nel corpo emette una propria energia vibrazionale. Ad esempio, quella più potente, più intensa, è proprio quella del cuore. Il cuore, infatti, è la sede delle emozioni, del sentimento, è la sede delle emozioni positive, per così dire. L'amore, la gratitudine, la serenità. E questo campo elettromagnetico ha una forma toroidale, come vedete qui nell'immagine, è la forma che praticamente identica al campo elettromagnetico della Terra. Questo campo elettromagnetico arriva addirittura a quasi 3 metri di distanza intorno al nostro corpo e per questo motivo noi abbiamo la possibilità di sentire il campo elettromagnetico delle persone che ci stanno intorno, quindi possiamo entrare in connessione e avere, diciamo, la sensazione dello stato d'animo magari della persona che ci sta vicino. È una connessione appunto a livello elettromagnetico. Se vogliamo definire, diciamo, la salute della persona, beh, questa è sicuramente correlata a questa carica vibrazionale. Più è alto questo livello, maggiore è la vitalità e la salute della persona. E questo si può alimentare grazie a uno stato di coerenza tra cuore e mente. Che cosa significa? Beh, lo stato di coerenza significa una unione di intenti. Praticamente il cuore e la mente lavorano per un obiettivo comune. Quando invece ci facciamo condizionare da certe emozioni negative, allora a quel punto non siamo più in stato di coerenza e quindi si abbassa anche la nostra carica vibrazionale. Quindi questo stato di coerenza è molto importante perché attiva frequenze vibrazionali di armonia che rallentano l'invecchiamento cellulare, perché questa frequenza investe ogni cellula del nostro corpo. Ogni cellula del nostro corpo è una rice trasmittente di energia vibrazionale e quindi si hanno dei collegamenti tra le varie cellule grazie a questa matrice che le unisce energeticamente. Per capire meglio questo stato di coerenza possiamo prendere in esame la metafora del carro. Il carro rappresenta il nostro corpo fisico, il cavallo rappresenta le nostre emozioni, il cocchiere rappresenta la nostra mente e il padrone rappresenta la nostra essenza, la nostra anima. Ora, in stato, diciamo, di salute psicofisica, cosa succede? La nostra essenza è in stretta connessione con il cocchiere, quindi la nostra mente, trasmette le proprie informazioni, i propri obiettivi, dove vuole arrivare il percorso, diciamo, di vita. La mente domina il cavallo per sfruttare appunto le emozioni nel trainare, nel mettere in atto le azioni che sono utili per arrivare appunto
ad un certo risultato che l'anima si prefigge per la propria evoluzione. Ora, se il cocchiere non ha la capacità di controllare il cavallo, quindi le emozioni, allora qui sorgono i problemi, perché se il cavallo prende il sopravvento, spesso non potrà prendere un percorso diverso, ad esempio, rispetto a quello prefissato. E potrebbe anche strattonare il carro, cioè quindi il corpo fisico. Il corpo fisico potrebbe risentirne, potrebbe subentrare la malattia. Quindi, prendendo atto di questo approccio, diciamo, a livello scientifico, che riguarda proprio l'energia, la carica vibrazionale, che è stata dimostrata scientificamente, il cibo come può determinare o aiutare nell'evoluzione spirituale? Come può aiutare ad aumentare questo livello vibrazionale? Beh, io ho scelto di adottare una dieta vegana crudista 4 anni fa e devo dire che è iniziato, a mia, diciamo, insaputa all'epoca, un percorso veramente meraviglioso a livello interiore, perché la dieta vegana crudista, strano a dirlo, ma è proprio un mezzo che ti permette di affrontare, di ascoltarti, di mettere in sotto osservazione, diciamo, la propria sensibilità, le proprie sensazioni riguardo al cibo, ma poi riguardo anche all'empatia verso le persone. E allora mi sono sempre chiesto quale sia il meccanismo che sta dietro a questo cambiamento che ho avvertito. Beh, a livello scientifico, il primo ricercatore che ha cercato di dare una risposta a questo è stato André Simoneton, che nei primi del Novecento ha impiegato, diciamo, la sua ricerca proprio nel capire, nel misurare questa carica vibrazionale del cibo e cercare di capire anche che cos'è che condiziona la vibrazione del cibo. Lui ha utilizzato come unità di misura l'angstrom, e in questa slide possiamo vedere i valori di questa unità di misura e le energie corrispondenti. Fino ai 10.000 angstrom abbiamo, diciamo, l'energia del piano fisico, da 10.000 ai 14.000 il piano energetico e oltre i 14.000 abbiamo il piano spirituale. Per farvi un esempio, è stata misurata l'acqua di Lourdes e ha restituito un valore intorno ai 15.000 angstrom. Quindi siamo nell'area spirituale, una vibrazione elevatissima che appunto rappresenta un livello vibrazionale molto intenso. Il livello al quale in media si muove, diciamo, l'essere umano è intorno ai 6.500 angstrom. È stato dimostrato, è stato scoperto da questo ricercatore che, ad esempio, la malattia provoca una diminuzione di questa carica vibrazionale. I malati di tumore hanno un livello che va intorno ai 4.800 angstrom, la tubercolosi si attesta poco più su. La cosa interessante è che questa modifica a livello vibrazionale si verifica prima che si mostrino i sintomi della malattia. Quindi ha una natura predittiva questa analisi. Esistono degli strumenti che possono misurare questa carica vibrazionale. Ad esempio, vediamo in queste foto, qui abbiamo una macchina che si chiama macchina Kirlian,
che sottopone a una piccola tensione il cibo e attraverso sistemi della fotografia riesce a, appunto a visivamente a far vedere, a evidenziare questa carica elettromagnetica. Ad esempio abbiamo un fungo. Si tratta comunque di un'analisi invasiva perché il cibo viene sottoposto comunque a una tensione elettrica. Qui abbiamo un raffronto molto interessante che mette affiancati un pomodoro cotto e uno crudo, e un broccolo cotto sulla sinistra e uno crudo sulla destra. È evidente la differenza a livello energetico perché la cottura comunque sia è un trattamento del cibo che diminuisce il livello vibrazionale degli alimenti. Esiste un altro metodo di misurazione di questo livello vibrazionale assolutamente non invasivo che viene attuata attraverso un software particolare utilizzando una normale telecamera. Qui abbiamo un esempio, è stato confrontato un pomodoro di tipo industriale con uno biologico. Vedete, queste barre, diciamo, intorno al pomodoro indicano il grado, il livello della vibrazione del cibo. E vedete che in quello in basso sono molto più lunghe, quindi questo indica un'intensità maggiore della propria carica vibrazionale. Qui invece vediamo il raffronto tra semi OGM e semi non OGM. Anche qui la differenza è ancora più netta, più marcata. Le barre colorate in basso, vedete, sono molto più intense, più piene, quindi questo per dimostrare che comunque i trattamenti industriali, la cottura, anche la refrigerazione, la conservazione, sono tutti trattamenti che provocano un decadimento della carica vibrazionale. Questo perché la carica vibrazionale è un'energia emessa dagli elettroni. Quando si parla di radicali liberi, ad esempio, che aumentano l'invecchiamento, i radicali liberi non sono altro che molecole che hanno perso un elettrone. Questo elettrone, oltre a fare dei danni anche a livello del DNA, comunque sia, provoca la perdita di carica vibrazionale, perché si stacca dalla molecola. Cosa possiamo fare a livello con il cibo per evitare questo problema? Beh, innanzitutto esistono degli alimenti che sono molto ricchi di antiossidanti. Gli antiossidanti non fanno altro che portare elettroni dove mancano, quindi ristabilire, diciamo, la struttura molecolare delle cellule e tutto quello che riguarda il nostro organismo. E questi antiossidanti sono soprattutto, sono anche vitamine, ma soprattutto sono enzimi, cosiddetti enzimi antiossidanti. Qual è il problema? Il problema è che con la cottura, oltre i 60 gradi, gli enzimi vengono disattivati. Ecco perché, soprattutto a livello sanguigno, questo problema è molto frequente nelle persone, perché chiaramente l'utilizzo del fuoco in cucina viene impiegato ovunque. Che cosa succede al sangue quando la nostra dieta è povera di enzimi antiossidanti? Lo vediamo in queste foto. Qui abbiamo un sangue sano, questi sono globuli rossi, queste sono foto scattate con una nuova tecnologia, con un microscopio a campo oscuro, e quindi è possibile vedere, senza la luce, è possibile vedere questo alone intorno ai globuli rossi, che rappresenta appunto la sua carica di elettroni, proprio la carica vibrazionale dei globuli rossi.
vedete qui sono, diciamo, abbastanza sparsi, omogenei, sono, diciamo, si dice in termini singoletti, perché sono separati l'uno dall'altro. Quando questa carica vibrazionale decade, quindi diminuisce, non soltanto a causa dell'alimentazione scorretta, ma può essere anche lo stress, il fumo, l'alcol, le medicinali, eccetera, succede questo. Praticamente i globuli rossi tendono ad appiccicarsi l'uno con l'altro, si formano dei grumi. E questo può essere un grande problema, soprattutto per i tessuti periferici, perché i microcapillari hanno una sezione addirittura più piccola rispetto a ogni singolo globulo rosso. Infatti il globulo rosso, per riuscire a transitare all'interno di questi microcapillari, si piega in questo modo. Però questo può farlo quando il sangue è in salute, quando non ci sono grumi nel sangue. Se ci sono grumi nel sangue, molte zone, molti tessuti non ricevono abbastanza ossigeno. Ora vediamo un filmato, proprio in diretta, la circolazione sanguigna prima di un sangue cosiddetto impilato, cioè con grumi di globuli rossi, e poi vedremo invece la circolazione di un sangue sano. Ecco, vedete qui, sono evidentissimi i grumi sulla sinistra, in basso a sinistra, che si muovono dentro il capillare, e praticamente questa situazione rallenta tantissimo la circolazione. Questo invece è una circolazione di un sangue sano, senza grumi, dove i globuli rossi appunto posseggono la loro carica vibrazionale al massimo potenziale. E qui vedete, sono messi in raffronto due tipi di circolazione. Questo è un grandissimo impatto sulla salute, ma anche un grandissimo impatto sul sistema immunitario, e vi faccio vedere con un altro filmato perché. Praticamente succede che i globuli bianchi dovrebbero avere la capacità di incollarsi alle pareti dei capillari e delle vene, e quindi di non essere trasportati via dal sangue, perché hanno la capacità di oltrepassare le pareti dei capillari per andare nei punti dove è stato segnalato un pericolo, per esempio un batterio, qualcosa da dover fronteggiare. Ora, con i grumi presenti nel sangue, questi globuli bianchi vengono trasportati via, quindi non hanno la possibilità di andare dove serve. Faccio vedere in questo filmato, si vede molto velocemente, se fate attenzione, il passaggio a un certo punto dei globuli bianchi. Eccone uno che è passato in questo momento. Insomma, eccone un altro. Qui invece, in alto, vediamo come dovrebbe essere la situazione in un sangue sano. Vedete queste palline bianche, chiare, che sono, si spostano lungo le pareti del capillare. Questa dovrebbe essere la situazione normale. E ora vediamo un globulo bianco che si sposta attraverso la parete del capillare per poi recarsi all'interno del tessuto nel punto in cui c'è bisogno. Quindi capite bene che quando noi andiamo a fare l'analisi del sangue e ci dicono che abbiamo tot globuli bianchi e tot globuli rossi, questo ci serve a poco, perché non sappiamo in che condizioni sono i nostri globuli rossi, ad esempio, se sono impilati oppure se sono singoletti.
Questo, ripeto, è determinato principalmente da stress e da un'alimentazione povera di enzimi e eccessivamente acidificante. Qui abbiamo... Come? No, il volume no, non dipende da questo, no, purtroppo no. Praticamente non danno un'indicazione appunto se ci sono dei grumi. Esatto, sì, è proprio questo il problema di fondo. Allora, qui abbiamo un elenco di frutti in scaletta, dai più, diciamo, ricchi di sostanze antiossidanti, e abbiamo l'imbarazzo della scelta. Praticamente la frutta è la fonte migliore di antiossidanti e nell'alimentazione vegana crudista la frutta occupa uno spazio molto ampio, come possiamo vedere dalla piramide alimentare del crudismo vegano. La frutta è alla base, diciamo, di questa alimentazione. Poi abbiamo le verdure e i frutti ortaggi, e in misura molto minore, in quantità molto bassa, alimenti ricchi come, e grassi come l'avocado, le olive, le noci e i semi oleosi. Il punto importante da sottolineare è la freschezza dell'alimento, perché anche la conservazione, l'alimento col passare del tempo perde carica vibrazionale, perché va in ossidazione. L'ossidazione è un processo naturale previsto proprio dalla natura, per quanto riguarda soprattutto la frutta, che la frutta deve rilasciare i semi nel terreno, quindi si deve decomporre, e questo avviene attraverso l'ossidazione. Quindi la frutta e verdura fresca, cruda e vegetale. In realtà, dal mio punto di vista, diciamo, sembra un'ovvietà, nel senso che il cibo naturale è quello che si trova, che si coglie dall'albero. Ma purtroppo siamo talmente condizionati da un sistema commerciale economico che abbiamo un po' perso il contatto con la natura, quindi ci sembra ovvio, ci sembrano ovvie cose che invece in realtà non lo sono. Ora facciamo un piccolo test con queste immagini. Se proviamo a immaginare ad avere questa ciliegia in bocca e a masticarla, e a sentire la dolcezza di questo frutto, può darsi che immaginando questa cosa possa aumentare la salivazione all'interno della bocca. Beh, questo non è altro che un segnale del nostro istinto alimentare. Questa è un'informazione che non abbiamo comandato noi razionalmente, è un'informazione contenuta nel nostro DNA. E quindi il nostro istinto alimentare, se è contenuto nel nostro DNA, non possiamo perderlo, fortunatamente. Diciamo che non riusciamo più ad ascoltarlo. Immaginiamo adesso queste spighe di grano. E io credo che a nessuno venga la culina in bocca vedendo queste spighe di grano. Eppure il grano è l'alimento base, diciamo, dell'alimentazione umana. Il fatto è che viene trasformato, cioè non ha più l'aspetto, la consistenza e il sapore originale. Grazie alla trasformazione è stato reso commestibile, gradevole al palato. Questo cosa significa? Che con le trasformazioni industriali e con la cottura si rischia di alimentarci con cibo
che non è proprio adatto al nostro, alla nostra struttura interna ed esterna corporea, a partire dai denti fino all'intestino. E questa è una distorsione che può portare gravi problemi, sia a livello vibrazionale, quindi chiaramente anche di salute fisica, perché le due cose vanno in parallelo. La carica vibrazionale determina la salute o la malattia. Quando è stata la prima volta che abbiamo, diciamo, utilizzato l'istinto a livello anche alimentare? Beh, in fase di allattamento. Durante l'allattamento nessuno ci ha insegnato che il latte materno è il nostro alimento per quel periodo di vita più adatto, eppure istintivamente ci siamo alimentati di latte materno. I problemi nascono poi con uno svezzamento, perché chiaramente i genitori hanno a loro volta subito dei condizionamenti a livello alimentare e a loro volta trasmettono questi condizionamenti al proprio figlio. E il senso del gusto, diciamo, naturale, originale, a causa di un'alimentazione basata su alimenti non proprio adatti, subisce delle modifiche, perché il gusto si adatta comunque ai cambiamenti alimentari. Quindi il problema poi con gli anni è che non riusciamo più a avere quella sensibilità sufficiente per sentire la gradevolezza degli alimenti crudi, le verdure crude ad esempio, senza dover usare dei condimenti. Il sale, per esempio, è uno di quei condimenti che incide molto su questa modifica del gusto. Quante volte non riusciamo magari a mangiare qualcosa che non è salato, diciamo che non sa di nulla, eppure in realtà il sale è qualcosa di cui non abbiamo bisogno, più che altro non abbiamo bisogno del cloruro di sodio, perché il sale raffinato non è altro che il cloruro di sodio. E questi condizionamenti ci fanno avere comunque una visione, dicevo, distaccata, molto distaccata dalla natura. E questo disegno è un esempio. Questo bambino o questa bambina praticamente ha definito la campagna come quel luogo dove le galline vanno in giro crude, perché chiaramente siamo abituati a vedere purtroppo animali cotti, e quindi la campagna diventa una cosa di particolare, di strano, quando invece dovrebbe essere il contrario. I benefici della limitazione vibrazionale sono molteplici, a molti livelli, sia fisici che a livello mentale. Innanzitutto, essendo una dieta comunque vegana al 100%, ha un ridotto impatto ambientale e al rispetto della vita di ogni essere vivente. Questo è alla base. Ma promuove l'efficienza del sistema immunitario, come abbiamo visto prima, perché essendo ricca di enzimi antiossidanti, può restituire ai globuli rossi la giusta carica vibrazionale, e quindi manteniamo, diciamo, una circolazione sanguigna efficiente. È una dieta che ci permette di mantenere l'equilibrio acido-basico dell'organismo. Che cosa significa, in due parole, equilibrio acido-basico? Allora, il nostro corpo possiede, a seconda delle zone, un livello di pH ben definito. Abbiamo il sangue leggermente alcalino, sui 7,3. Abbiamo il tessuto connettivo, che è, diciamo, quel tessuto che circonda le cellule, anch'esso lievemente alcalino, e gli scambi delle sostanze avvengono in maniera corretta quando questi livelli si mantengono costanti su questi livelli, sul livello alcalino del pH. Ora, cosa succede quando noi abbiamo un'alimentazione squilibrata
verso alimenti acidificanti. Intanto un elemento è acidificante o alcalinizzante quando provoca, dopo la digestione, degli scarti acidi oppure alcalini. Ora, se noi ci alimentiamo appunto soprattutto con alimenti acidificanti, abbiamo una modifica del pH del tessuto connettivo verso valori acidi, e questo va in contrasto con il valore del pH cellulare del citoplasma, che è anch'esso alcalino. Questa differenza ostacola il passaggio delle sostanze nutrizionali e dell'ossigeno verso la cellula, e il passaggio degli scarti dalla cellula verso il circolo sanguigno. E questo provoca una sofferenza alle cellule, che non possono lavorare al loro massimo potenziale. E questo si ripercuote chiaramente sulla nostra salute, sulla fatica. Magari ci sentiamo, avvertiamo la fatica prima del tempo. Abbiamo anche una stabilizzazione del peso forma con il crudismo, un aumento del livello energetico del livello energetico corporeo disponibile, perché nel crudismo vegano il processo di digestione è molto più veloce e occupa molta meno energia rispetto agli alimenti diciamo cotti, soprattutto se sono di origine animale. Ritornando un attimo all'equilibrio acido-basico, giusto per completezza di informazione, gli alimenti più acidi sono gli alimenti di origine animale, soprattutto il formaggio grana, e diciamo al top della classifica tra gli alimenti più acidi, seguito dalla mozzarella, e poi a seguire poi la carne, il pesce, gli altri formaggi, eccetera. Questo perché contengono grandi quantità proteiche che il corpo deve gestire comunque e deve anche espellere, perché sono comunque in quantità troppo elevate. Gli alimenti più alcalinizzanti sono la frutta e la verdura, soprattutto l'uva nella frutta e gli spinaci tra le verdure. Tornando ai benefici, la qualità del sonno. La qualità del sonno aumenta, possiamo dormire meno e ci svegliamo molto più freschi. Questo perché non c'è questo grande dispendio energetico per la digestione. Aumenta quindi il benessere fisico e mentale, perché l'aumento della vibrazione ci permette di restare in contatto con i sentimenti e le emozioni positive proprie del cuore. E abbiamo delle forme comportamentali armonicamente socializzanti, cioè aumenta l'empatia nei confronti delle persone. Quindi, arrivando, diciamo, a voler dare appunto la risposta a come il cibo può, diciamo, aiutare nell'evoluzione spirituale, questo avviene appunto partendo dall'effetto antiossidante e dall'equilibrio acido-basico. Noi possiamo assicurare innanzitutto l'ossigenazione dei tessuti e il corretto funzionamento del sistema immunitario. Quindi la cellula può svolgere le sue funzioni al massimo del suo potenziale, quindi col massimo dell'efficienza. Siccome la cellula è una rice trasmittente di energia, di vibrazione, essendo efficiente, può ricevere e trasmettere con efficienza anche questo tipo di energia. E questo provoca un aumento del nostro livello vibrazionale globale. Quindi si ha, appunto, avendo un aumento, ci si avvicina, diciamo, a quella frequenza fondamentale di cui vi ho parlato all'inizio, che sovraintende il tutto, tutto l'universo. E questo avvicinamento non è altro che l'evoluzione. Stiamo, diciamo, partecipando all'evoluzione
dell'universo. E questo è il fine ultimo della nostra essenza. Esistiamo proprio per questo. E come esseri viventi, al contrario delle cose inanimate, abbiamo una consapevolezza che è direttamente proporzionale al livello vibratorio personale, e soprattutto abbiamo comunque il libero arbitrio di effettuare le scelte più adatte per aumentare la nostra evoluzione spirituale. Questo è un punto importante. Come diciamo esseri viventi di un certo livello, abbiamo questo libero arbitrio, quindi ognuno è responsabile delle proprie scelte alla fine. Può decidere se scegliere di evolversi e quindi partecipare all'evoluzione dell'universo oppure no. E questo chiaramente è determinato dalle scelte quotidiane. In ambito alimentare, la scelta quotidiana è la scelta su quello che andiamo a comprare negli scaffali del supermercato, di quello che mettiamo nel nostro piatto. Questo incide ha un impatto ambientale e sulla sostenibilità del pianeta molto incisiva, perché se sommiamo le scelte di tutti, abbiamo veramente il potere di cambiare questo pianeta in meglio. Concludo con questa frase: per vivere felici basta guardare come fanno i bambini e gli animali. Si tratta di osservare. Attraverso l'osservazione possiamo imparare tantissimo dagli animali e dai bambini che ancora non sono, diciamo, così condizionati come lo siamo noi da adulti. E il futuro magari ci può riservare questo percorso. Io ho concluso. Se avete qualche domanda, qualche chiarimento, magari sull'alimentazione crudista, che ho toccato molto poco nel pratico, sono a disposizione. Grazie. Mi presento in diretta, Fabrizio Ferniani. No, purtroppo non c'era stata possibilità di incontrarci, sono uno dei tre organizzatori del Poeti che si sono iscritti al mio messaggio, ma non ci siamo ancora conosciuti, hai visto Marina, quindi sì. Faccio questa proprio trasparenza massima di conoscenza diretta. Certo. Se ci sono domande, molto volentieri, abbiamo Vincenzo ancora qui con noi. Vengo col microfono. Grazie. Io volevo sapere la funzione dell'acqua, quanto sì. Incide nell'alimentazione e quanta vibrazione ha, sì. E quali sono gli effetti e come fare a sceglierle le acque. Quindi certo, sì. Grazie. Sì, sì, il tema dell'acqua è molto sentito. In effetti l'acqua ha una grandissima capacità di inglobare una ottima vibrazione, una vibrazione di livello molto elevato. Ci sono degli esperimenti di Masaru Emoto, non so se li avete mai sentito parlare, che è riuscito a dimostrare che investendo l'acqua, un contenitore d'acqua con pensieri positivi e congelando quest'acqua, al microscopio è stato visto che si formano dei cristalli molto belli, cioè si crea una disposizione ordinata delle molecole. Se invece investiamo un contenitore d'acqua con pensieri, diciamo, negativi, al contrario, al microscopio, una volta congelata, mostra un disordine molecolare. Quindi l'acqua ha la capacità di assorbire appunto le vibrazioni che sono intorno
E visto che noi siamo composti circa il 70-80% di acqua, questo è importantissimo vivere in ambienti comunque salubri, in ambienti dove c'è un'energia positiva, e per la scelta dell'acqua io bevo pochissima acqua, perché in realtà la assumo attraverso la frutta. La frutta contiene acqua naturalmente mineralizzata, nella composizione più adatta al nostro organismo. L'acqua in bottiglia io non me la sento assolutamente di consigliarla, un po' per il discorso della plastica, un po' perché comunque se guardate nelle etichette molte contengono dei nitrati, hanno un residuo fisso molto alto. Diciamo che l'acqua comunque vibrazionalmente più valida e anche nutrizionalmente più valida è comunque quella contenuta nella frutta. Quindi con una grande quantità di frutta inclusa nella dieta si può soddisfare il fabbisogno appunto dei liquidi nel nostro corpo. Prego. Ok, allora ringraziamo Vincenzo. Grazie. Il suo contributo, grazie mille, e andiamo a sfumare, sì, come si suol dire, per passare alla prossima conferenza. Tanto che parlo. Questo per chiudere.